Beata Vergine Maria di Guadalupe, santo del giorno 12 dicembre. Quando apparve a San Juan Diego nel Tepeyac, si presentò come la perfetta, sempre Vergine Maria, madre del vero Dio, Nican Mopoua, e diede luogo ad una nuova visitazione. Corse premurosa ad abbracciare anche i nuovi popoli americani in una drammatica gestazione. Fu come un grande segno apparso nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi, riferimento al libro dell'Apocalisse, capitolo 12, versetto 1, che assume in sé la simbologia culturale e religiosa dei popoli originari e annuncia e dona suo figlio a tutti questi altri nuovi popoli. Ormai più nessuno è solamente servo. Tutti siamo figli di uno stesso padre, fratelli tra di noi e servi nel servo. La Santa Madre di Dio ha visitato questi popoli e ha voluto rimanere con loro. Ha lasciato stampata misteriosamente la sua sacra immagine nella tilma del suo messaggero perché la avessimo ben presente, diventando così simbolo dell'alleanza di Maria con queste genti, a cui conferisce anima e tenerezza. Per sua intercessione la fede cristiana ha incominciato a diventare il più ricco tesoro dell'anima dei popoli americani, la cui perla preziosa è Gesù Cristo, un patrimonio che si trasmette e manifesta fino ad oggi nel battesimo di moltitudini di persone, nella fede, nella speranza, nella carità di molti, nella preziosità della pietà popolare e anche in quell'ethos americano che si mostra nella consapevolezza della dignità della persona umana, nella passione per la giustizia, nella solidarietà con i poveri, i sofferenti, nella speranza a volte contro ogni speranza. Il Magnificat così ci introduce nelle beatitudini, sintesi e legge primordiale del messaggio evangelico. Alla sua luce oggi ci sentiamo spinti a chiedere una grazia. La grazia tanto cristiana che il futuro dell'America Latina sia forgiato dai poveri, da quelli che soffrono, dagli umili, da quelli che hanno fame e sete di giustizia, dai misericordiosi, dai puri di cuore, da quelli che lavorano per la pace, dai perseguitati a causa del nome di Cristo, perché di loro sarà il regno dei cieli. Riferimento al Vangelo di Matteo. Capitolo 5, versetti 1-11. Sia la grazia di essere forgiati da quelli che oggi il sistema idolatrico della cultura dello scarto relega nella categoria di schiavi, di oggetti di cui servirsi o semplicemente da rifiutare. Imploriamo la Santissima Vergine Maria, nella sua vocazione guadalupana, la Madre di Dio, la Regina e mia Signora, la mia giovinetta, la mia piccolina, come la chiamò San Juan Diego, e con tutti gli appellativi amorosi con i quali si rivolgono a lei nella pietà popolare. La supplichiamo perché continui ad accompagnare, aiutare e proteggere i nostri popoli. E perché conduca per mano tutti i figli che vanno peregrinando in quelle terre incontro al suo figlio. Parole di Papa Francesco il 12 dicembre 2014.